ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi. Una buona serata da parte di Andrea Maggi con il nostro appuntamento qui su Radio Dolce Vita con la poesia, la buona musica e gli aforismi. Dopo la digressione della settimana scorsa, ma torneremo a parlare di prosa e di racconti nelle prossime puntate, dopo la digressione della settimana scorsa ritorniamo alla poesia, alla grande direi, con una, posso dire, meravigliosa poesia di Borges che si chiama I Giusti. Ascoltiamola insieme. Un uomo che coltiva il suo giardino come voleva Voltaire, chi è contento che sulla terra esista la musica, chi scopre con piacere un'etimologia. Due impiegati che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli scacchi, il ceramista che premedita un colore e una forma, il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace, una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto, chi accarezza un animale addormentato, chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto, chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson, chi preferisce che abbiano ragione gli altri. Queste persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. Ecco, i giusti, chi sono i giusti, si chiede il poeta. Sicuramente una visione molto laica, una visione molto terrena, ma anche una visione piena di sensibilità verso le tante persone che silenziosamente, senza essere agli onori della cronaca o alla ribalta, compie delle azioni semplicissime. Giusto è chi coltiva il suo giardino, perché come ha detto qualcuno, dentro il mio giardino c'è tutto un mondo. Persone che amano la musica, persone che fanno il loro lavoro con onestà e con intelligenza. Chi è grato per vivere, per essere al mondo. Pensate alla dolcezza, chi accarezza un animale addormentato è un giusto, perché accarezza un animale perché vuole avere un contatto con questo animale senza aver nulla in cambio, come spesso fa poi il cane, perché il cane è addormentato e magari non sente questa carezza. Addirittura dice, salverà il mondo chi preferisce che abbiano ragione gli altri. Cioè, non voglio urlare la mia ragione, è lo stesso. Guarda, se vuoi avere la ragione, quante volte lo diciamo anche noi nella vita di tutti i giorni, tientela. Ebbene, tutte queste persone, tutto questo grande affresco di persone composto dal poeta, tutte queste persone stanno salvando il mondo silenziosamente, senza clamore, facendo solamente il loro lavoro e facendo solamente del bene a se stessi e agli altri. Parole molto belle queste di questo poeta e anche scrittore argentino, che è morto una quarantina d'anni fa, ha avuto molti riconoscimenti nella sua vita, ha tuttora una notorietà internazionale, ha avuto una produzione ricchissima da parte sia dal punto di vista letterario che filosofico, ed è stato un riferimento per molte generazioni, sia dal punto di vista della poetica che anche dei temi che ha sempre trattato in maniera critica e, se vogliamo, anche erudita, tanto da non essere sicuramente un autore facile. Ebbe una vita molto così riservata, e pensate, era un assistente bibliotecario, che poi anzi fu rimosso nel 1937 e poi fu nominato, alla caduta del regime, fu poi nominato conservatore della biblioteca di Buenos Aires. Negli ultimi anni divenne cieco per colpa di una grave malattia agli occhi e morì in Svizzera nel 1996. Con questa poesia ci racconta di uomini che
fanno il bene, che portano avanti sostanzialmente il mondo e che spesso sono uomini soli, come quelli cantati dai Pooh in questa bella canzone di qualche anno fa. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel vale vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Si è detto che ci sei, che hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, che hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro, e cambiarle un po' per noi, ma Dio delle città. Giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo. Un altro formidabile produttore di aforismi è stato Ennio Flaiano, un uomo che aveva un'ironia fulminante unita anche a un pessimismo, possiamo dire, lucido, consapevole e dolente. Spesso l'ironia è associata al pessimismo e all'amarezza, che porta a volte anche al cinismo e a un disincanto. Ebbene, Ennio Flaiano nella sua produzione letteraria ci ha lasciato degli aforismi, delle frasi veramente strepitose. Lo ritroveremo spesso, l'abbiamo già incontrato, Ennio Flaiano. Pensate, ha avuto la capacità di unire, come dicevo prima, ironia e pessimismo, amarezza e cinismo. Come in questo
in questo aforisma che leggiamo insieme. Si arriva a una certa età nella vita e ci si accorge che i momenti migliori li abbiamo avuti per sbaglio, non erano diretti a noi. Arrivederci alla prossima settimana qui su Radio Dolce Vita. Avete ascoltato Ed è subito sera, incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi.